Il fatto è questo, signor Rossi. Sono arrivati giusto adesso i risultati degli esami. E mi spiace doverlo dire, ma non abbiamo buone notizie. Dai risultati, infatti, si evince che non li ho passati. A quanto pare, io non sono più il suo medico. Anzi, non sono più un medico. Molto bene, signori. Sto per effettuare l'incisione. Dio, speriamo che non sia un'arteria. Speriamo che non sia un'arteria. Altrimenti qua dentro partiranno di quegli spruzzi che la Fontana di Trevi non è un cazzo in confronto. Allora, dottore, come sta il ragazzo? Lui? Oh, lui sta benissimo. Guarda lì, che forma smagliante. Mamma mia. Ma si rimetterà? Oh, certo che si rimetterà. È il resto della sua famiglia, però, che... sono andati così. Patapim. Buongiorno, signore. Io sono il dottor John e sarò il suo medico per il prossimo turno. Diamo un'occhiata a questa ferita. Cristo! Wow! Questo è molto peggio di quanto mi sarei mai immaginato. Ma che schifo! Infermiera, potrebbe chiamarmi un servizio di pulizie in anticipo, per cortesia? Perché quando avrò finito con sta merda ci sarà di sicuro da passare un mocio qua dentro. Grazie. Dunque, mi faccia capire, dalla sua cartella medica io sto vedendo che lei avrebbe dei dolori alle articolazioni del pollice della mano sinistra, è giusto questo? Sì, eh? Benissimo, direi che abbiamo tutto quello che serve. Si tolga i pantaloni. Li può pure lasciare lì, da parte ai miei. Quella è la sua pressione sanguigna. Sì. Ma quella è la sua vera pressione sanguigna. Sì. Brutta storia. Ok, momento, fermo lì. Cosa c'è? Se questo è il suo duodeno, allora quello cos'è? Signor Rossi, io mi rendo conto benissimo che la notizia potrebbe essere alquanto difficile da digerire, ma la invito a guardare il lato positivo di questa situazione. Pensi, con delle gambe che non funzionano, non dovrà mai più alzarsi in piedi. Non è male. Giusto, qualche proprio non mi quadra la storia. Dottore, c'è qualcuno che poi ha trovato la sua gamba? No? Nessuno. Capito che è una gamba, ma non è che corre da sola. Voglio dire, l'ambiente è 100% sterile in ogni caso, giusto? Sterile. Ma a me sembra pulito. Io mi rendo conto benissimo che lei sia teso, signor Rossi. Benissimo. Ma vede, non c'è nulla di cui preoccuparsi, effettivamente. Potrei fare questa operazione ad occhi chiusi. Davvero? Ne sarebbe capace? Sì, beh, delle volte mi tocca, effettivamente. In questo ospedale continua ad andare via la luce. Cosa? Quello non dovrebbe essere lì, giusto? Giusto? Ok, signori, facciamo pure con calma, tanto ormai a questo punto non cambia più niente. Signor Rossi, lei può stare tranquillissimo. Hanno appena chiamato dalla clinica centrale e hanno detto che non serve che venga trasferito. Perché non è più necessario? No, è perché non ne vale la pena. Sarebbe morto molto prima di arrivare là. Santi numi! Non ho mai visto così tanto sangue in vita mia! Come fa a essere ancora vivo questo povero Cristo? Il paziente è cosciente, dottor John. Oh! Ha delle ossa stupende. Complimenti vivissimi. Ma lei lo sa che cazzo me ne frega della sua cistifellea? Sai che cazzo me ne frega dei suoi minchia di calcoli renali? Vaffanculo! Vaffanculo! Lei vada pure a vaffanculo! Infermiera, potrebbe chiamare il mio avvocato? Ne avrò bisogno dopo questa. No. Come sarebbe dire che non era lui che voleva fare il cambio di sesso? Signora Rossi, bentornata tra noi. La vedo in forma sbagliata. Non mi prendo sul serio, non ne ho bisogno, non ripagherà. E non ho alcun desiderio, non ne ho bisogno, non si avvererà.